Buon pomeriggio amici sportivi di Nuvola TV, un caloroso saluto da Vincenzo Agnese, siamo in diretta dallo stadio Calise di Forio, tra poco inizierà il match di recupero valido per la 22esima giornata del campionato di eccellenza, si affrontano Real Forio e Frattese, una partita importantissima dalla posta in palio davvero molto alta, bellissima la coreografia dei tifosi, è iniziata Real Forio Frattese, il cross con il pallone in mezzo e poi il pallone tolto praticamente dalla linea del numero 67, poi attenzione al pallone in mezzo, la traversa, il gol, vorrebbero il gol ma l'arbitro non convalida, si continua a giocare, occasionissima per la Frattese, non è finita, il Forio ne esce comunque in qualche modo, Castaldi fende il pallone, cross basso, attenzione in aria, il tiro, calcio d'angolo, altra grande occasione per Sasà Moccia. Si continua a giocare con Calone che va sul lato di sinistra, cross basso, tutti a vuoti, il tiro e gol! In vantaggio la Frattese con la pietra. Arriva il fischio dell'arbitro. Pallone in mezzo, non ci arriva nessuno, poi c'è una spinta. Nulla per il direttore di gara, episodio però da rivedere. Qui doveva aiutarlo il guardalinee. Subito la battuta, Castaldi il tiro, la parata di Quiriti. Per ora Flavio Leo non fa riscaldare nessuno. Finisce qui il primo tempo, la Frattese in vantaggio 1-0 grazie al gol di La Pietra. Squadre in campo, si riparte con il secondo tempo di Real Forio Frattese. Ora piovigina, speriamo che regga e attenzione al gol. 2-0 Visconti, occhio al Forio, in avanti Capone, pallone per Roghi, grande parata di De Lucia, Roghi sull'out di destra, pallone per Castaldi, calcio di rigore per il Forio, si rabella contro De Lucia, si rabbella, la parata di De Lucia, altra occasione sprecata dal Forio, ma è stato bravo il portiere, ha intuito il lato, l'aveva anche angolata bene, si rabbella, ma ha intuito De Lucia, pallone dentro per Cirelli, in aria Cirelli, pallone che fa la barba al palo e qui anche sfortuna per il Forio, Roghi. E ora è la Frattese che può chiudere la partita, il pallone che fa la barba al palo, qui sbaglia il 3-0 la squadra ospite, qui sbaglia il Forio e allora attenzione alla Frattese, entra in aria Visconti, c'è la parata di Quiriti. Si attende solo la fine del match che arriva in questo momento. La Frattese vince 2-0 qui a Forio. Delusione allo stadio Calise, le reti decisive di La Pietra e Visconti. Fischi da parte dei tifosi del Forio, forse anche giusti o quantomeno comprensibili.